Buon pomeriggio e benvenuti in questa prima edizione del TG6. Nel periodo estivo la costa fra Marina di Civitasant'Angelo, Monte Sivano e Pescara potrà contare su un presidio di primo intervento sanitario grazie alla presenza dell'ambulanza del mare a cura della ODV Life Pescara, grazie all'iniziativa voluta anche dalla cooperativa Balnearia Servizi. Vediamo il contributo filmato di Paolo Renzetti. L'ambulanza del mare diventa finalmente realtà grazie ad una iniziativa fortemente voluta dalla cooperativa balnearia Confcommercio presieduta da Riccardo Padovano. In tutti i fine settimana di quest'estate, nel tratto di costa del Pescarese fra Marina di Civitasant'Angelo, Monte Silvano e Pescara, ci sarà un'ambulanza attrezzata della Life con equipaggio medico pronta ad intervenire in caso di emergenza. Il servizio sarà attivo da sabato 18 giugno a domenica 21 agosto, nei weekend dalle ore 10 alle ore 18 ed il mezzo di soccorso sarà ubicato presso il lido del carabiniere sul lungomare nord di Pescara. Quest'inverno ci siamo sentiti con tutti i colleghi degli stabilimenti balneari e abbiamo detto che noi dobbiamo essere di supporto all'attività della città. Già noi col servizio di salvamento che facciamo in spiaggia per tutelare i bagnanti, era un pallino che ci eravamo messi in testa da prima della pandemia. Adesso tutti i sabato e domenica avremo un mezzo, un'ambulanza che servirà alle città di Pescara, Monte Silvano, nonché Civitasant'Angelo. Certo è un supporto, ma è sempre un aiuto che noi vogliamo dare alla sicurezza della vita e alla sicurezza di tutti i bagnanti che vengono al mare. Io credo che questa iniziativa sia un'iniziativa che non la facciamo per un periodo limitato, ma che il prossimo anno cercheremo di aumentare più giorni. È un investimento che l'abbiamo fatto, siamo contenti di averlo fatto e siamo supportati anche dal comando dei carabinieri che ci ha messo a disposizione presso il proprio stabilimento balneare la postazione fissa, in modo che gli operatori in attesa della chiamata stanno al fresco, e quindi abbiamo trovato anche questa grande ospitalità da parte del generale Falco, dei carabinieri della Legione di Chieti. Questo servizio entra in funzione dalla mattina alle 8 e poi è collegato col 118, quindi le telefonate non è che i bagnanti possono chiamare l'ambulanza del mare, è l'ambulanza dedicata, diciamo, ai bagnanti del mare, ma che viene coordinata dal 118. Ringraziamo il 118 perché l'assessore Veria ha sposato questo progetto e penso che noi come imprenditori stiamo pensando anche un po' alla vita sociale, e credo che faccia parte un po' del bilancio delle nostre attività. Nelle nostre attività i nostri bagnanti sono i nostri consumatori, i nostri clienti. Bene, e oltre a dare i servizi dell'ombrellone, sedia a sdraio, eccetera, abbiamo messo a disposizione anche questo servizio. Arriva una prima sentenza sulla vicenda legata al crollo dell'hotel Rigopiano di Farindola. La sesta sezione civile del Tribunale di Milano, dopo una consulenza tecnica, ha escluso un nesso tra terremoto e valanga. Il servizio di Stefano Recanati. La valanga che il 18 gennaio 2017 travolse l'hotel Rigopiano, provocando la morte di 29 persone, non fu innescata dalle scosse di terremoto che quel giorno interessarono l'Abruzzo. Lo ha stabilito la sesta sezione del Tribunale Civile di Milano, che ha respinto il ricorso di indennizzo intentato contro una compagnia assicurativa della società proprietaria dell'albergo. Nella causa si invoca appunto il nesso di causalità tra sisma e valanga in riferimento a una polizza riguardante i danni da terremoto. La tesi è stata pubblicata lo scorso 25 novembre dal sismologo Paolo Gasperini dell'Università di Bologna e dal nivologo Alessandro Barbolini dell'Università di Pavia. Il parere si basa sulla distanza tra l'epicentro del sisma, Monte Reale, e il Monte Siella, sito da cui è partita la valanga. Per gli esperti, i 43 km di distanza, infatti, sono troppi per giustificare il nesso tra terremoto e valanga. Una prima sentenza che potrebbe assumere carattere rilevante anche nel processo penale in corso di svolgimento a Pescara, visto che i periti nominati dal GUP Gianluca Sarandrea ad ottobre presenteranno i risultati della perizia sul medesimo tema. Siamo contenti perché a 5 anni dalla tragedia di Rigopiano c'è una prima sentenza di un tribunale della Repubblica Italiana, il commento di Gianluca Tanda, portavoce del Comitato Vittime Rigopiano. Un aspetto molto importante, assai dibattuto soprattutto nel processo penale in corso e al vaglio dei consulenti nominati dal GUP. Un esito che conferma le nostre convinzioni, e cioè che la valanga non fu innescata dal terremoto. Questo è un primo pezzo di giustizia in memoria delle vittime di Rigopiano a 5 anni dalla tragedia.
I carabinieri della compagnia di Lanciano, nell'ambito della campagna per la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili avviata dal comando provinciale di Chieti, in collaborazione con i colleghi specializzati del nucleo ispettorato del lavoro di Chieti e della stazione forestale di Lanciano, hanno ispezionato un cantiere edile nel territorio di Castelfrentano, rilevando diverse irregolarità in tema di sicurezza. In particolare hanno riscontrato la mancata viabilità nel cantiere, opere provvisionali non a norma, omessa vigilanza del coordinatore della sicurezza, mancata corrispondenza del piano di montaggio, uso e smontaggio, il PIMUS, in materia di ponteggi obbligatori e irregolare smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, il tutto in violazione del decreto legislativo 152 del 2006. Pertanto sia a carico dell'amministratore unico della ditta che sta effettuando i lavori, sia del coordinatore per la sicurezza del cantiere, è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria con contestuali prescrizioni che hanno comportato sanzioni penali per oltre 21.000 euro. I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi. Gatti bruciati nel quartiere Fontanelle a Pescara, questa è la denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che è tornato a chiedere più controlli da parte delle forze dell'ordine. Vediamo. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, è tornato questa mattina ad accendere i riflettori sul quartiere Fontanelle e sulle problematiche della zona ovest del capoluogo adriatico, dove questa mattina l'esponente pentastellato ha ascoltato le istanze di alcuni residenti anche sul ritrovamento di alcuni gatti bruciati. Qui ormai è una terra di nessuno, è un far west a tutti gli effetti, addirittura dopo le occupazioni abusive che ci sono, spaccio di droga, criminalità e quant'altro. Altro adesso bruciano i gatti, ma da diversi mesi, la mia denuncia risale a 2 mesi fa, quella delle associazioni anche a 4 mesi fa, danno alle fiamme questi poveri animali, hanno sparato anche dei petardi contro questi animali ammazzandoli, sono stati messi e posti anche di fronte all'ingresso, ai portoni di casa di alcune persone, forse in segno intimidatorio, non si sa, io ritengo che ci siano delle baby gang completamente fuori controllo, che si divertono a fare queste cose, sono atti gravi. La cosa che mi fa più specie però, che mi fa arrabbiare, è che in questa via ci sono 26 telecamere che noi con il sangue, possiamo dire, io e Nello Raspa abbiamo fatto mettere 10 anni fa. Ora 26 telecamere e sono custodite le immagini all'interno di una centrale che sta qui in associazione. Ora, quelle immagini sono state prelevate, sono state prese, l'amministrazione comunale che gestisce queste telecamere, a mio avviso avrebbe dovuto andare lì a prelevare queste immagini per vedere chi fa queste atrocità. E sabato sera alle 21 ci sarà una fiaccolata organizzata dalle associazioni animaliste che invitano i cittadini a partecipare numerosi. È proprio importante che tutta la cittadinanza intervenga, perché poi tra l'altro tra gli abitanti di qua ci saranno anche i genitori di questi ragazzini. È importante dare un segnale perché devono fermarli, non è possibile permettere una roba del genere. Cioè, ho sentito signore che vengono accerchiate, minacciate solo perché danno da mangiare ai gatti, che vengono aggredite oppure che sono costrette a ritrovare gatti che per anni hanno nutrito carbonizzati. È una roba che non va bene. Per favore, la fiaccolata è importante. Ragazzi affetti da problemi psichiatrici lasciati senza occupazione dopo che la ASL di Pescara ha precluso il rinnovo delle borse lavoro. A denunciare le difficoltà di questi pazienti, ma anche di famiglie e associazioni, è il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli. Vediamo il servizio. Dal 1 gennaio 2022 non è più possibile rinnovare le borse lavoro ai pazienti psichiatrici con più di 55 anni di età e dopo un massimo di 5 rinnovi. Così molti di loro si sono ritrovati, tra l'altro con poco preavviso, senza occupazione. Il tutto a seguito di un nuovo regolamento approvato dalla ASL di Pescara, che a novembre dello scorso anno ha cancellato le convenzioni. A fronte di questa decisione, diversi ragazzi che nei laboratori svolgono lavori di artigianato sono tornati a carico dei congiunti, spesso anziani e in difficoltà economiche, aggravando in alcuni casi il loro equilibrio psicofisico. Nei casi più gravi i pazienti sono stati colpiti da crisi e depressioni, per cui è stato necessario intervenire con il ricovero in strutture specializzate. In provincia di Pescara sono 110 le borse lavoro di circa 500 euro ciascuno, ma ne servirebbero molte di più, così come dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli. Le borse lavoro sono uno strumento riabilitativo e il regolamento approvato alla fine del 2021
dell'ASL di Pescara è del tutto giusto, è giusto anche limitare ai 55 anni l'età, perché se devono essere riabilitativi per il lavoro è giusto anche questo, però bisognerebbe intanto aumentare il numero delle borse lavoro per l'utenza psichiatrica. Nella provincia di Pescara sono solo 110, invece sarebbero tanti quelli che potrebbero accedere a questo strumento, che fa sentire queste persone autosufficienti, meno sole, impegna il loro tempo e non li fa pesare sulla propria famiglia. Uno strumento terapeutico riabilitativo, quelle delle borse lavoro, che possa veramente diventare veicolo di inclusione all'interno di aziende o enti. Passati 5 anni massimi di reiterazione di questa borsa lavoro, occorre trovare veramente il lavoro per queste persone, e quindi noi chiediamo come Partito Democratico che la Regione Abruzzo e la ASL di Pescara trovi delle convenzioni con la CNA, con Confindustria, con le organizzazioni rappresentative delle imprese, ma anche con l'ANCI in rappresentanza dei comuni, per fare in modo che quell'utenza psichiatrica capace di lavorare poi continui a lavorare tramite questi soggetti. La Regione ha organizzato un incontro oggi a Pescara con le associazioni del territorio per sensibilizzare la cittadinanza a donare il sangue. L'Abruzzo comunque è ancora autosufficiente. Vediamo. Come in tutte le regioni, purtroppo abbiamo avuto una diminuzione della possibilità di avere dei donatori, perché il periodo del Covid ha ridotto di molto queste, la possibilità di avere il maggiore plasma. C'è stato sempre un timore del donatore nel periodo del Covid, però devo dire che noi siamo ancora in una situazione di autosufficienza. Senz'altro c'è un allarme anche dettato come la situazione nazionale, ma soprattutto perché nella nostra regione abbiamo messo in atto un piano per ridurre le liste di attesa delle chirurgie programmate, quindi abbiamo ancora più bisogno di questo plasma, ed è proprio per questo che abbiamo attuato delle misure sia per riorganizzare a livello del nostro sistema sanitario con maggiore personale, con un aumento di ore e quindi un processo di reingegnerizzazione di tutto il piano sangue della nostra regione, ma soprattutto anche da un punto di vista sociale una campagna di informazione, di sensibilizzazione. Abbiamo anche deliberato quelli che sono i protocolli per le nuove convenzioni con le associazioni. È importante sensibilizzare gli abruzzesi a donare, perché di sangue c'è sempre bisogno. Sì, è vero, le nostre campagne di sensibilizzazione sono sempre aperte, le continueremo a fare, ma devo dire che la nostra regione è stata sempre una regione attenta, quindi ci sono stati sempre dei volontari e ne stiamo raccogliendo anche. Non ultimo abbiamo firmato adesso una convenzione con la polizia, con un gruppo della polizia, quindi questa campagna di sensibilizzazione c'è, ma soprattutto c'è un ascolto, e quindi attraverso queste nuove linee guida arriveremo anche a firmare ulteriori protocolli. Dopo la recente chiusura di tante filiali bancarie in provincia di Teramo, sbarca in città una nuova banca. Si tratta dell'apertura di uno sportello smart di Banca del Fucino, che dovrebbe trasformarsi presto in una vera e propria filiale. Il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, parla di nuova attrattività del territorio. Tania Bonici Castelli. La città di Teramo dimostra di essere ancora attrattiva per il mondo bancario. In Piazza Orsini, la Banca del Fucino inaugura uno sportello smart con bancomat e possibilità di deposito. Fondata nel 1923 da Giovanni e Carlo Torlonia, la banca romana lega il suo nome alla realizzazione di bonifica e riassetto della piana abruzzese del Fucino, definita la più grande opera idraulica dell'Italia Unita. Siamo presenti su varie parti dell'Abruzzo con 8 filiali e oggi siamo riusciti a mettere un primo tassello su questa città, che di fatto è una parte dell'Abruzzo che ci mancava, che dovevamo in qualche modo segnare. Voi lo chiamate sportello smart, ma cosa fa questo sportello? Questo sportello permette certamente la normale operatività, che è quella del prelievo, ma andiamo anche sul discorso dei versamenti e di tutte quante le operazioni che in qualche maniera a livello digital possono essere fatte. Resterà per sempre uno sportello smart? Beh, speriamo di no. Il fatto di aver messo lo sportello dovrebbe essere, con cauto ottimismo, propedeutico poi ad una presenza stanziale.
La recente chiusura di tante filiali bancarie in provincia di Teramo preoccupa per il mancato sviluppo economico del tessuto imprenditoriale. L'inaugurazione di uno sportello bancomat di Banca del Fucino in città, preludio all'apertura di una vera e propria filiale, rassicura anche le istituzioni sull'attrattività del territorio. Stiamo lavorando proprio per frenare questa emorragia, clamoroso errore e anche un'offesa nei confronti del territorio. Devo dire che le cose stanno cambiando e il momento odierno è un momento che segna ancora di più questa inversione di tendenza sulla quale dobbiamo sicuramente investire. Questo è un territorio attrattivo, è un territorio che ha risorse, è un territorio che ha una rappresentanza istituzionale e territoriale sana, ecco perché è assolutamente necessario che si recuperi questo terreno, si rafforzino i presidi, a cominciare dalla città capoluogo, ma anche delle aree interne. Ecco, quindi ringrazio Banca del Fucino per questa scelta. L'arrivo di una nuova banca in città è considerata positivamente anche dai Confidi, perché crea un'opportunità concreta per gli imprenditori che vogliono far crescere la loro azienda. È una banca che ha rafforzato il proprio impegno su questa regione, dove noi ovviamente siamo nati e siamo presenti, quindi non possiamo che essere contenti di un rafforzamento della presenza di Banca del Fucino, con la quale siamo in ottimi rapporti, stiamo collaborando molto bene, stiamo portando nuova linfa in termini di credito e di servizi alle imprese del territorio che ne hanno molto bisogno, visto che purtroppo altri competitor del territorio si stanno disimpegnando sempre di più, chi invece arriva è ben accolto, in particolare da noi. Articolo 11, l'Italia ripudia la guerra. Questo è il titolo del concerto che terrà il magistrato e artista Gennaro Varone venerdì 17 giugno alle ore 21 all'Auditorium Cerulli di Pescara. Vediamo. Guerra fa male e le persone restano senza pietà. Chi perde la vita ha perso l'amore e muore. Articolo 11, l'Italia ripudia la guerra. Questo è il titolo del concerto che Gennaro Varone terrà all'Auditorium Cerulli di Pescara venerdì 17 giugno alle 21. Un titolo più che mai attuale, perché c'è questa guerra e lei in musica spiega qual è anche il suo pensiero. Sì, perché il concerto è un evento gioioso, ma è anche vero che io mi sento angosciato per il fatto che il mio paese stia inviando armi ad un paese in guerra e quindi ho voluto unire a questo evento comunitario anche questo messaggio, la mia idea, e cioè che l'Italia ripudia la guerra. Un periodo difficile, un periodo complicato, anche e soprattutto con la musica si può inviare un messaggio di pace, anche questo l'auspicio. Per me la musica è essere nella comunità, è sentirsi insieme e capire che siamo nello stesso spazio di tempo e di luogo e quindi che nessuno si salva da solo. Dovremmo cercare sempre di scoprire umanità negli altri, la stessa che vediamo in noi. Fare musica significa capire che abbiamo tutti le stesse emozioni, tutti facciamo lo stesso percorso e dobbiamo trovare un modo di restare insieme. Come, cosa vedremo venerdì sera in questo concerto? Come si svilupperà questa serata? Allora, certamente non ci saranno 20 canzoni sulla guerra. Il concerto si apre però con un brano che si intitola La guerra e che mi è stato ispirato proprio da questo sentimento di tristezza, di angoscia che credo tutti viviamo per una guerra che purtroppo è in atto. Faccio musica da che mi ricordo, i miei genitori erano degli appassionati di musica classica e quindi penso che questa sia la radice di questa mia, di questo mio bisogno e dopodiché esprimersi come per un pittore, come per un poeta è una necessità e quindi è una cosa che viene e che deve essere fatta. Abbiamo sempre fatto concerti per beneficenza, in questo caso no, perché anche tenuto conto delle restrizioni che ci sono state in conseguenza della pandemia, è difficile che tolti i costi del concerto resti qualcosa da devolvere a uno scopo benefico e quindi il concerto si finanzia col biglietto e con le mie risorse personali. Sempre ragione.
Dopo 2 anni di stop tornano a Chieti dal 20 giugno le Sportiadi. Nell'evento promosso dalle CSI, oltre a tanto sport, sono stati inseriti anche momenti dedicati alla cultura e convegni. Stamani la presentazione, vediamo. Cosa sono le Sportiadi? Le Sportiadi sono un evento che abbiamo inventato insieme ad un gruppo di amici 13 anni fa, fermo per 2 anni per il Covid, e raggruppa tutti gli sport che il CSI propone nell'anno sportivo sul territorio. A partire dall'atletica leggera, le 26 gare di corsa su strada, i campionati di pallacanestro, pallavolo, calcio e tante altre discipline, fra cui discipline oratoriali, perché noi siamo molto presenti negli oratori, e quindi abbiamo tennis tavolo, biliardino ed altre attività che caratterizzano questo evento. Quest'anno poi, con l'aiuto dell'amico di Giosaffatte, abbiamo potuto ampliare questa proposta delle Sportiadi a Chieti con tanti eventi culturali, ricreativi, anche con la riscoperta degli sport popolari, ed anche da un punto di vista artistico, con serate evento di band musicali. Poi c'è una cosa molto importante, ed è le Olimpiadi degli Oratori, il 3 luglio, che si concluderà con una santa messa a cui parteciperanno i cori della diocesi di Chieti Vasto. Dal punto di vista artistico abbiamo pensato di associare all'evento sportivo, che naturalmente è il clou di questa attività, una serie di appuntamenti legati alla musica, legati al canto, legato alla presentazione di libri e a convegni. Quindi la popolazione che vorrà con noi essere presenti in questi giorni di festa dello sport potrà anche giovare di momenti di cultura e, perché no, di divertimento e sana passione. Siamo molto soddisfatti, tenevamo a che le Sportiadi si svolgessero nella nostra città. Un grazie va chiaramente al CSI, a Mimmo Puracchio, per l'impegno, per il lavoro che quotidianamente svolge e soprattutto per aver messo in atto con lui un'azione sinergica volta a portare nella nostra città un appuntamento che va in linea con quello che il cartellone degli eventi sportivi di quest'estate, ossia lo sport nelle strade, lo sport nelle piazze, lo sport come strumento di aggregazione e come veicolo di ripresa. Ed ora lo sport. Sono ore decisive per il ritorno a Pescara di Zdenek Zeman. L'allenatore boemo è da tempo la scelta del DS in pectore Daniele Dellicarri, che sta lavorando per ottenerne il fatidico sì. A breve dovrebbe esserci l'incontro per illustrare all'allenatore il progetto tecnico, formulare la proposta e sbloccare dunque la situazione, anche a dispetto di attriti che si sono registrati col presidente Daniele Sebastiani nel 2018 e che, a dispetto di una pace di circostanza, potrebbero tornare fuori durante la stagione. A Foggia non ci sono stati sviluppi societari, il presidente Canonico è saldamente al comando e ha già ufficializzato l'accordo con il nuovo allenatore Boscaglia già dalla scorsa settimana. Solo in caso di no di Zeman, il Pescara virerebbe sull'ex tecnico del Monopoli Alberto Colombo, che resta alla finestra in attesa di sviluppi dopo essere stato accostato la scorsa settimana alla Carrarese. Esce di scena un altro possibile candidato per la panchina, Mirko Cudini, è vicinissimo alla firma con la Fidelisandria, dove andrà con l'ex DS del Teramo Sandro Federico. E continuano le giornate frenetiche proprio a Teramo per mettere insieme la documentazione e le risorse per l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Nel frattempo in città c'è Raffaele Tartaglia, ex presidente della Carrarese, che avrebbe mostrato interesse per il club biancorosso. Jacopo Forcella. Ancora pochi giorni per mettere insieme tutto quello che manca per l'iscrizione del Teramo al prossimo campionato di Lega Pro. Nelle ultime ore alcuni esponenti dell'imprenditoria abruzzese legati al mondo del calcio hanno dato il proprio contributo per il club biancorosso. È evidente che questi sono sostegni che tuttavia non bastano per completare l'iter. Lo scoglio da superare è quello della comprensione di cosa farà o meno l'ex presidente e socio di minoranza Franco Iachini, che domenica ha assicurato di non voler procedere come accaduto nelle stagioni passate a garantire la fideiussione indispensabile per l'ok alla Lega. Manca una settimana alla scadenza fissata per il 22 giugno, mercoledì prossimo. Chi è dentro è dentro, chi non lo è sarà depennato dalla lista delle compagini di terza serie. Campitelli, Brocco e Di Giovanni pare abbiano contribuito a sostenere il Diavolo, che, novità delle ultime ore, potrebbe avere l'interessamento dell'ex presidente della Carrarese Raffaele Tartaglia. Addirittura pare che sia proprio in città
città per valutare la posizione del club in questo delicato frangente. Tartaglia in passato è stato socio di Buffon all'interno del sodalizio marmifero prima della rottura tra i due. Con ogni probabilità cercherà anche di approfondire la questione non solo squadra ma anche stadio. Peraltro in quella carrarese c'era anche Sandro Federico come direttore sportivo. Federico che però sembra aver preso la strada di Andria, dove porterà con sé Mirko Cudini, che dopo l'addio al Campobasso ripartirà dalla Puglia per una nuova complessa avventura. Nel frattempo a Teramo l'amministratore unico Massimo Chierchi e Davide Ciaccia continuano a cercare di mettere insieme quello che occorre, con l'obiettivo di cominciare la prossima settimana con delle certezze, visto che poi mancheranno solo poche ore. Il dossier sul tavolo dei due è complesso perché il fine settimana inevitabilmente rallenta le operazioni. È davvero una corsa contro il tempo. Si spera che anche il Tribunale di Roma, che però ha detto di voler vedere prima risultati concreti, possa provare a sbloccare parte delle risorse una volta che il più sarà fatto. Il problema è che quel più è davvero tanto. Impossibile dire adesso quanto ottimismo si respiri in casa Teramo, perché si lavora. Ventre a terra certi di potercela fare. D'altronde tra 7 giorni ci sarà il gong e a quel punto non ci saranno più prove d'appello. Cambiamo disciplina, la sconfitta con la Turchia costa l'accesso alla semifinale per l'Italia negli europei di calcio a 5 per non vedenti, resta però l'obiettivo della qualificazione al mondiale e per centrarla sarà necessario conquistare il 5º posto in servizio. Negli europei di calcio a 5 non vedenti che si stanno svolgendo al Poggio degli Olivi di Città Sant'Angelo, l'Italia non riesce nell'impresa di qualificarsi alle semifinali. Nell'ultimo turno del girone di qualificazione gli azzurri sono stati battuti 1-0 dalla forte Turchia, che è passata come seconda alle spalle della Francia. Verdetto tuttavia accolto con serenità, perché la nazionale guidata dal CT Michele Pugliese sta proseguendo il percorso di crescita per arrivare al livello delle migliori e perché resta un obiettivo importante da conquistare, il 5º posto che vale l'accesso al mondiale. Noi stiamo costruendo, abbiamo posto delle fondamenta per il futuro e dopo queste partite con persone, con squadre di alto livello come la Turchia e la Francia, possiamo dirci pienamente soddisfatti. Le fondamenta ci sono e penso che reggeranno a lungo, quindi stiamo lavorando tanto. Sì, beh, a questo punto ci rimane il 5º posto, è fondamentale questo perché vogliamo andare ai mondiali l'anno prossimo, appunto, perché effettivamente è molto più bello, no? Giocare contro queste squadre molto forti, sono delle esperienze che ti fanno crescere e anche se si perdono queste partite, in realtà ti lasciano sempre un grande insegnamento, no? Non tutte le sconfitte sono delle vere sconfitte, ma spesso sono sconfitte che ti insegnano a crescere, a maturare. E l'obiettivo 5º posto resta vivo perché questa mattina l'Italia ha sconfitto 4-2 la Romania, protagonista Paul Iobo, autore di tutte e 4 le reti italiane. Domani pomeriggio l'ultimo ostacolo per gli azzurri, che alle 17:30 sfideranno la Polonia. Una vittoria permetterà di centrare il mondiale. A breve tutti i servizi che avete visto in questa edizione saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul nostro rinnovato sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.